La storia della pubblicità italiana in relazione all'ambito food può essere letta come un libro aperto sull'evoluzione degli stili di vita e delle abitudini degli italiani. E vediamo proprio osservando il corpus, suddividendolo per anni, le fasi dell'avvicinamento degli italiani alla produzione industriale di massa dei prodotti alimentari. Nel primo decennio, se pensiamo in particolare agli anni 60-70, riferendoci alla pubblicità video televisiva, noi vediamo come lo scopo fondamentale della comunicazione è quello di avvicinare gli italiani al prodotto industriale e quindi la fanno da padrona i prodotti stessi, i packaging, il trionfo del packaging e di tutte le gestualità relative a un fenomeno di consumo che si stava imponendo per la prima volta, che si affiancava a quello del consumo diretto delle materie prime. La pubblicità insegnava a aprire una scatoletta, insegnava a passarla, familiarizzava con i colori accesi del packaging, era il modo di riscaldare la freddezza del prodotto alimentare quando in contenuto in un prodotto percepito come industriale. E man mano che i tempi cambiano, gli italiani si abituano all'ingresso di questi nuovi prodotti, allora la pubblicità anche cambia e si dà dei nuovi obiettivi. Allora a questo punto il focus si sposta dal prodotto, dal packaging al prodotto, alla produzione stessa. E comincia a focalizzarsi sulle modalità di preparazione. Gli italiani sono pronti per mettere un occhio direttamente nella fabbrica e vedere gli ingredienti, vedere come gli ingredienti si compongono e la rassicurazione anche comincia a imporsi come tema forte sul luogo di origine, sulla correttezza dei processi di preparazione. Allo stesso tempo, una volta operata questa attività di alfabetizzazione vera e propria che è stata la pubblicità alimentare in Italia, lo sguardo dell'occhio della fotocamera comincia a andare nelle case degli italiani, soffermandosi su altri aspetti che hanno più a che vedere proprio le modalità di consumo, lo stile di vita alimentare. E allora vediamo che ad esempio la donna per la prima volta comincia a mangiare, mentre prima era solo vista come fornitrice dell'alimento. E cominciamo a vedere gli stili alimentari veri e propri e le loro contaminazioni. La pubblicità sempre di più evoca un'atmosfera e si contamina anche con altri settori merceologici.